No, io sinceramente non mi do mai dei voti, lascio sempre giudicare al mister e al chi di dovere. Sono soddisfatto perché ho cercato sempre di dare il massimo. Mi è mancato il gol, però quello che il mister ha chiesto ho cercato di fare e spero di continuare così. No, non è un preferenze, in qualsiasi modo è pur sempre gol, oppure in qualsiasi modo possiamo pur sempre finalizzare, anche con un ginocchio, con l'orecchio, in qualsiasi parte del corpo. Quindi, non è importante se arrivano le palle, in qualsiasi modo l'importante è che entra dentro. Da quando ho 12 anni che faccio la punta centrale, faccio l'attaccante, quindi anche quando ero nell'Inter mi hanno inculcato questa cosa e quindi non l'ho persa per fortuna. Speriamo di rinnovarla sempre di più. Ma come ho già detto l'altra volta, i numeri sono sempre dei numeri. Alla fine, sì, l'attaccante del 4-3-3 può giocare da solo, nel senso può fare parte da solo, ha più spazi per attaccare, per muoversi, diciamo che decide lui come muoversi, ma alla fine sono pur sempre dei numeri, perché alla fine devi sempre collaborare con i tuoi compagni. Come ho già detto l'altra volta, se l'esterno ha bisogno che l'esterno si trova in mezzo, tu devi sostituirlo, quindi alla fine i numeri sono sempre dei numeri. E quindi no, non ho preferenza di tipologia di gioco. No, io mi aspetto una bellissima partita, perché contro una squadra, ricordiamo, l'anno scorso era in Serie A, quest'anno hanno fatto tutto l'organico per ritornare di nuovo in Serie A. E penso che sia una bella partita, sarà una partita dura perché loro è una squadra molto tecnica, una squadra molto forte, però noi non siamo da meno e quindi daremo il massimo per far vedere che il Lanciano c'è sempre in ogni partita. No, no, le grandi firme o qualsiasi squadra non ci spaventa perché noi alla fine diamo sempre il 100%, abbiamo noi anche noi le nostre qualità, una squadra tecnica, una squadra che lotta, quindi noi non abbiamo paura di nessuno, mettiamo in mostra il nostro calcio e quindi diamo il massimo per dimostrare a tutti che noi ci siamo sempre. Allora, innanzitutto voglio fare sempre in bocca al lupo a Alberto, che l'ho sentito anche prima, perché al di là della concorrenza siamo molto amici perché ci siamo conosciuti anche a Parma, però no, non è che, anche se ci fosse stato Alberto sarebbe stato sempre meglio, perché alla fine tra attaccanti di questo calibro sarebbe stato meglio per la squadra, per il gruppo e per tutti. E quindi, cioè alla fine no, non è che c'è uno stimolo, io ci penso, sì, io penso sempre a lavorare, anche se fossimo stati in tre avrei pensato lo stesso a lavorare, quindi è la stessa cosa.